Grazie Presidente. Ringrazio anche il Sindaco per la presenza. Quello che presentiamo oggi è un argomento fondante per il Movimento 5 Stelle, per i valori che portiamo avanti in merito a partecipazione e coinvolgimento dei cittadini nella vita attiva politica del proprio comune così come del proprio Stato. La premessa è: si tratta di una battaglia non per un contenuto, ma per l'introduzione di uno strumento. E in particolare si colloca in una campagna che stiamo portando avanti attraverso diverse iniziative. Se oggi parliamo di bilancio partecipativo, l'altra grande battaglia sulla partecipazione è quella per rendere vincolante l'esito dei referendum a livello cittadino. Ed è un'altra delibera di iniziativa popolare che presto arriverà in quest'Aula. L'obiettivo è semplice: condividere il potere con i cittadini. Se il referendum dà il potere a dei cittadini di abrogare una scelta del Consiglio Comunale, oppure di proporre una tematica direttamente con effetto vincolante, il bilancio partecipativo è una pratica virtuosa che permette a gruppi di cittadini, data una disponibilità economica, di fare programmazione, di esporre le proprie priorità, di valutarle assieme, in modo da arrivare a scelte condivise. E in particolare questa pratica è perfetta per un comune come Milano, che ha già un decentramento territoriale molto sviluppato su 9 circoscrizioni. È proprio lì che con il bilancio partecipativo potremo fare molto. Diversi comuni in Italia, anche qua vicino, tra cui Canegrate, portano avanti questa pratica ormai da anni e i risultati positivi sulla popolazione si possono già riscontrare. Prima di tutto è una pratica virtuosa perché insegna a fare proposte, a programmare con un vincolo, quello della ristrettezza economica, che non è scontato quando si parla di partecipazione. E questo è fondamentale. Nell'ipotesi noi andremo a stanziare 200.000 euro per questa zona, i cittadini tramite una procedura che ovviamente non riassumo, i punti principali sono elencati in mozione, permetterà di arrivare delle scelte condivise e a programmare. È un qualcosa di fondamentale e dal nostro punto di vista importantissimo. Ed è soprattutto importantissimo che una città come Milano inizi a parlare di bilancio partecipativo, a dare ai cittadini un reale potere, quello di iniziare a programmare anche parte del bilancio. Si parte con poco, si parte solo da alcune zone, ma si mette la popolazione in condizione di fare politica vera e confrontarsi con i problemi con cui noi amministratori veniamo in contatto tutti i giorni, cioè quella della ristrettezza economica. Detto questo, la mozione impegna la Giunta, l'ordine del giorno impegna la Giunta a far partire la sperimentazione dal prossimo anno ed è per questo che tenevo a discutere la mozione il prima possibile, non è stato possibile, in modo da prepararci alla prossima sessione di bilancio con una parte, anche se piccola, da dedicare alla prima sperimentazione del bilancio partecipativo. Noi crediamo che sia una proposta assolutamente in linea con il programma elettorale di questa maggioranza e non abbiamo dubbi che la stessa la approverà in questa seduta di Consiglio Comunale. Vi ringrazio. Grazie, consigliere Calise. Ripeto, essendo la struttura dell'ordine del giorno, il termine impegna viene sostituito immediatamente con invita, perché questo è la procedura che noi abbiamo. Signor Sindaco, da lei il parere della Giunta, grazie. Alternative. Ho indovinato perché. No, sono contento di essere qua a dare io il parere perché conosco bene la tematica, conosco bene anche l'esperienza positiva di Canegrate, non conosco le altre esperienze e quindi credo che dobbiamo affrontare questa sfida
credo che sia utile che questa sfida sia affrontata con la condivisione del Consiglio Comunale, dell'intero Consiglio Comunale e soprattutto anche con l'aiuto del Consiglio Comunale, quindi il parere della Giunta e del Sindaco è favorevole. Grazie, signor chi parla? Un'unica precisazione per capire, ma penso di avere nei tempi utili era perché la mozione e l'impegno era richiesto un po' di tempo fa, giusto? Ho interpretato bene le sue parole, consigliere, sì, perché adesso il tempo utile non avrebbe più senso, ma abbiamo capito che guardiamo alla Roventura, giusto? Grazie, signor Sindaco. Sì, grazie Presidente. Ma io ringrazio, mi sento di ringraziare il consigliere Calise per aver presentato questa mozione che non fa altro che, come dire, dare un ulteriore stimolo a un'intenzione che era chiara anche nel nostro programma di governo di questa città. Credo che si tratti di un tema assolutamente condiviso e di questo mi compiaccio, credo che sia positivo per tutti. Io credo che questo tema sia particolarmente importante proprio perché si va a inserire in un mosaico più ampio che è quello, diciamo, più grande dell'innovazione che la nostra città in qualche modo ha guidato nel passato su tanti fronti e sta cercando di guidare da protagonista anche oggi. Io credo che il lavoro fatto sugli open data, che in qualche modo secondo me è un pezzo della strada che noi faticosamente stiamo cercando di fare, sia da guardare già come un'esperienza molto positiva, sicuramente da continuare, da portare avanti con forza maggiore, ma ci abbia dato un po' l'idea di quello che l'amministrazione pubblica, innovandosi, anche semplificando dove serve, possa dare come valore alla città e ai cittadini. Quindi credo che non abbiamo nessuna difficoltà a votare positivamente per questa mozione e lo facciamo prendendoci carico di questa responsabilità in quanto siamo forza di governo, ma anche stimolando, sostenendo la Giunta in tutti i passaggi che dovranno essere compiuti per rendere questo provvedimento attivo. Grazie. Grazie, consigliere Lazzarini. Consigliere Calise, lei intende replicare? Prego. Calise. Grazie, ringrazio per l'intervento, siamo molto felici di questo apprezzamento della proposta. La mia unica osservazione è che, come per tante mozioni abbiamo potuto purtroppo constatare, l'attuazione è sempre la parte più difficoltosa. Quindi noi oggi possiamo mettere impegno, invita, spinge, sospinge, preme, qualunque cosa, la responsabilità politica per la Giunta è la stessa. E noi staremo lì a vigilare in fase di bilancio che venga data attuazione a questa scelta politica che oggi la maggioranza, da quanto ho capito, prende in carico. Grazie. Grazie, consigliere Calise. Metto in votazione l'ordine del giorno con la sostituzione impegna in invita. È aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Sono presenti 27 consiglieri, hanno espresso il loro voto, 27 sono favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto. Mi si segnala, ad uso anche degli scrutatori, se ci sono dei consiglieri che pur essendo presenti non hanno partecipato al voto. Allora aggiungiamo il mio voto. Grazie consigliere. Ho schiacciato prima del... Va bene, quindi 28 consiglieri, 28 voti favorevoli.